Thank you.
secondo classificato del gruppo A classe 2000, Eugenio Aceto. Poi ci fermiamo, forse un minuto, non più di un minuto perché è un politico e quindi è pericoloso. Io sono subito con l'altro microfono. Eugenio! Allora, Eugenio aveva preso un impegno il primo anno. L'ha preso per noi, ma l'ha preso anche per tutti voi piloti che facevamo l'asfalto per tutto il percorso. Possiamo dire anche all'amministrazione comunale che l'amministrazione provinciale si è impegnata in questo progetto, ci ha creduto e abbiamo avuto l'asfalto nuovo. Quindi i miei complimenti all'amministrazione provinciale, ad iniziare dalla sua presidente, ma a te come amico, pilota e delegato alla viabilità. Grazie. Buonasera a tutti, devo dire veramente grazie a te perché comunque noi non lavoriamo solo i mesi delle gare, noi lavoriamo tutto l'anno, cerchiamo comunque di dare risposte in primis alle amministrazioni, e penso che l'amministrazione è testimone di questo, e poi anche perché qualcuno mi accusa di essere un po' di parte, dato che anche da appassionato, da pilota, devo essere sincero, do sempre particolare attenzione a quelle che sono le strade dove poi ci sono gare, sia come slalom che gare comunque titolate come TQM e CQM. Quindi sono felicissimo che quest'anno ci sarà una nuova gara che è quella là di Cellara, e comunque da parte nostra, quindi parlo a nome dell'intera... Giustamente gli amici di Cellara si fanno sentire. Beh, diciamo che è un po' un preludio, perché speriamo comunque che si ritorni anche alla vecchia gara di Cellara, che secondo me era uno dei percorsi più belli che abbiamo in Calabria. Assolutamente sì, percorso bellissimo, sembra non un percorso di una gara in salita ma di una pista. Poi voi avete ringraziato tutti, consentitemi un piccolo ringraziamento anche a chi, Renato e il suo staff, ci permette poi di andare a rivedere errori e invece cose anche buone, grazie, che abbiamo fatto durante le gare. Quindi grazie a tutti voi e spero che ci rivedremo il prossimo anno. Da parte nostra c'è sicuramente l'impegno se c'è qualcosa da migliorare, ma speriamo che la federazione, quindi la XAI, ci dia anche la possibilità di iscriverla con una titolazione un po' più alta, diciamo. Questo è l'augurio di tutti, grazie. Grazie a te, quindi sul podio ci vai lo stesso. Bene, a completare il podio della classe A2000 sul Renault Clio 16 valvole del Cosenza Corse, chiamiamo Gianmarco Tosti, guarda caso uno degli organizzatori del quarto slalom di Cellara. Questo è il podio del gruppo A2000. Grazie mille!